Ciao, sono Marco, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarti di cosa c'è nel mio computer, che utilizzo principalmente per lavorare come video editing, foto editing, scuola, ricerche, queste robe qua. Possiamo iniziare? Bene, allora, intanto mettiamo a registrare OBS Studio. Come potete vedere qua c'è semplicemente il mio programma di editing audio che devo per forza tenere aperto, perché sennò, ehi, non sentite una beata ceppa. A differenza di quello che si può pensare, non è questo microfono qua quello che registra, perché come vi ho già fatto vedere in altri video non funziona tanto bene, ecco. E quindi registro con questo microfonino qua. Con questo qua normalmente vado su YouTube, cerco canzoni e mi faccio i karaoke da soli, poi mi riascolto e sento quanto faccio schifo. Essendo un PC da video editing e montaggio, posso mostrarvi che i miei tre programmi principali sono After Effects, Adobe Premiere Pro e Photoshop. Con Adobe Premiere Pro normalmente monto tutti i miei video e ci passo le peggio ore. Con Photoshop ci passo le peggio ore anche lì per fare le copertine, però un po' meno. E Adobe After Effects ci passo molto meno tempo, perché ad esempio faccio i pop-up di iscriversi, iscriviti, oppure tutti questi mini pop-up che sono carini. A proposito, questa qua è una personalizzazione, l'ho presa da Fede Tutorial, il video ve lo lascio nel link qua in... qua in alto, ecco. Probabilmente l'unica cosa che non avrei fatto è mettere il carattere tutto scuro. Come potete vedere, viene tutto così nero il blocco note. Non mi piace tantissimo. In certe parti si glitcha un pochino e non si legge tanto bene quello che c'è scritto. Ad esempio qua, no, è tutto perfetto. Niente, scherzavo. Possiamo andare avanti a vedere che questa schermata è abbastanza minimalista. Infatti io ho visto il video di Dario Torrisi e ho detto: sai che c'è? Invece che avere 300 icone devo farmi un attimo più ordinata. Quindi una volta alla settimana tipo me la ordino, perché divento un casino abitudinariamente una settimana dopo. Come potete vedere, questo lato qua è dedicato più a YouTube e tutto quanto, e questo qua è dedicato a casino e altro. Allora, qui abbiamo la cartella YouTube principale dove ci tengo un sacco di file, ad esempio che uso sempre, musica, tutti i crap dei programmi Adobe, scusatemi, non avrei dovuto dirvelo, però ve l'ho detto, cose che uso spesso, quindi un sacco di effetti, doge, eccetera, oppure televisore rotto, questo effetto qua che mettevo un botto una volta, eccetera. C'ho un sacco di progetti, effettivamente è tutto messo abbastanza a caso, e qui ho tutto. Per passare a delle cose un po' più carine, posso farvi vedere la mia musica che uso per YouTube. Questa qua è quella principale, effettivamente l'ho presa tutta quanta da Unbox Therapy, che è un canale YouTube americano, è fighissima sta musica, infatti la state sentendo in sottofondo. Poi abbiamo gli appunti di YouTube, io normalmente li tengo tutti qua sparsi a caso, però per l'evenienza ho deciso di spostarli tutti in una cartella ed essere ordinato. Questo qua effettivamente avrei potuto metterlo meglio, però semplicemente alcune volte mi viene voglia di fare degli screenshot. Ad esempio qua avevo visto che PewDiePie si faceva 100.000 euro al mese, ho deciso di screenshotarlo per un'idea per un prossimo video magari. E invece T-Series fa 660.9 mila euro al mese di minima. Vabbè, continuiamo la visita del mio computer, non penso che a voi interessi di T-Series. Poi abbiamo qui Core Temp, che in realtà non serve tantissimo, però serve per capire se non sto bruciando prepotentemente il mio processore. Ok, c'è stato un attimo un problemino tecnico, adesso dovremmo continuare. Queste qua sono tutte le registrazioni che ho provato a fare con OBS attualmente. Infatti avevo ordinato tutta la scrivania, ma poi OBS, hey, voglio riempirti la scrivania di filmati inutili, e lui l'ha fatto con grande piacere. Poi qua abbiamo la cartella YouTube, diciamo sottolineata la presenza da questa scritta DAB, non so per quale ragione, un giorno l'ho scaricata e ho deciso che sta qua. E poi abbiamo soldi suono, praticamente è il caching, quello che metto sempre nei miei video, solamente che tutte le volte devo andarlo a cercare e quindi l'ho lasciato qua e tutte le volte posso prenderlo. Continuando, troviamo appunti YouTube, tutti gli appunti che praticamente quando non so cosa fare, sto a dormire, mi viene un'idea. Tasto destro, nuovo, documento di testo, appunto. E così mi trovo le idee per i miei video, per il sviluppo, così scrivendo sul blocco appunti di Google, di Windows. Come potete vedere, se io adesso mi metto a playare qualcosa, sentite? Parte anche quello, e quindi è anche carino. Questo qua ve l'ho fatto vedere prima, no, non ve l'ho fatto vedere, praticamente quando lo attivi si attiva questa cosa qua in basso e ti fa vedere la temperatura del tuo computer, a quanti gradi è. Come potete vedere sale e scende. Se supera i 50-60 gradi, normalmente cerco di evitare di fare processi pesanti, perché ho il raffreddamento custom del mio computer che mi sono montato da solo, potete andare a vedere il video qua. Qua in questa parte della schermata tengo le cose che mi servono per il momento, ad esempio tutti i progetti li metto in una cartella così. Le mie cartelle sono sviluppate con la cartella col nome del video, la apri e trovi Audi, magari non Audi ma audio, vabbè, audio, video e altro, cioè
clip, musica, tette, eccetera. Poi quando finisco il video lo prendo, lo taglio e lo porto su questo PC e MacStore, che sarebbe l'hard disk esterno che da 2 terabyte, così posso portarmelo in giro, e ci butto semplicemente i progetti dei video che ho fatto dall'inizio del canale a ora. Dove mettere le cose? YouTube. Come potete vedere ci sono progetti su progetti su progetti su progetti. Sono 601 GB di progetti. È totalmente imbarazzante. Sì. Sono 300 film praticamente. Continuando troviamo i pop-up che ho fatto con After Effects. Sono tutti quelli tipo questo, che vi consiglio di iscrivervi al mio canale, cosa che farei subito. A proposito, grazie per essere arrivati ai 300, sono felicissimo, un giorno o l'altro farò uno speciale. Comunque passiamo all'ambito gaming. Infatti io sono un bambino di 9 anni praticamente nel mio gaming. I miei 3 giochi principali sono 1. Counter-Strike Global Offensive, che è un gioco carino, mi sono comprato mesi fa, anni fa, e sono ci ho giocato per un bel po'. Poi un altro è Minecraft, ci gioco dall'alba dei tempi, ed è Minecraft, non c'è niente da dire. Ho fatto anche un video su Minecraft, andatelo a vedere se volete. Poi abbiamo l'ultimo gioco che è Epic Game Launcher, cioè Fortnite, che non ci gioco praticamente mai perché fa un aggiornamento da 4, 5, 6 terabyte, no vabbè gigabyte alla settimana, e io, Dio santo, non ho il tempo. Quindi non ci gioco praticamente mai. Comunque nel frattempo che gioco normalmente a Minecraft, vado su Spotify e mi metto dei bei podcast. Ad esempio, non so, Yakidale, Daily Cogito, Daniele Fabri, eccetera. Come potete vedere dalla mia classifica top 5 podcast che ho fatto la settimana scorsa, e vi consiglio di andarvi a recuperare. È molto comodo perché puoi imparare qualcosa nel frattempo che giochi e magari passi il tempo. Quando invece mi passa veramente la voglia di fare qualsiasi cosa della mia vita, vado su Google e gioco a un giochino molto intelligente chiamato Snake. Vi sfido, se riuscite a fare un punteggio più alto di me, non so, fate la foto, inviatemela su Instagram, tanto non lo farà nessuno, e io posterò il vostro punteggio di Snake che è più alto del mio e mi umilierete. A proposito, non vi ho detto quanto ho fatto io di massima? Ben 100. Quindi adesso facciamo una partita seria. Yeah! Superated the rec. No! E vedi cosa vuol dire non essere organizzati? Vaffanculo. Comunque ho superato il record, 103 dovete superare. Fuck off! Andiamo in programmi e funzionalità. Programmi e funzionalità. Sì, una cosa carina che non vi ho detto, un programma utile, si chiama TeamViewer. Diciamo, mandi il tuo PC scannerizzabile da un altro PC che ha TeamViewer con un codice che ti fai dare. Quell'altro PC inserisce questo codice tutte le volte da cambiare, tutte le volte che lo apri, e lui può usare via remota tramite wifi il tuo PC. Magari te lo metti lì con il codice, poi vai alle Bahamas e puoi utilizzare il tuo PC da remoto, ovviamente solo se hai una buona rete internet, oppure sarà molto scattoso come faccio io normalmente, scattoso. Vabbè, Norton per la sicurezza. Mindjet Mind Manager è un'applicazione che serve per farsi le mappe concettuali, ve la faccio vedere. Magari hai le idee, non so, sbagliate, non riesci a organizzare le idee su qualcosa, ti fai l'argomento centrale tette e puoi capire più cose. Ad esempio, no, sei un bambino cattivo. E niente, questo qua è il funzionamento principale. Poi ovviamente puoi fare anche cose più serie. Vabbè, hai Swiss, che praticamente c'erano tutte le persone che sanno che cos'è un Huawei, cioè ti trasferisce i dati da un Huawei a un computer, te lo attacchi, ti fa caricare questo programmino e tec, hai il tuo Huawei figo. E basta, spero che questo computer ti sia piaciuto, se così lasciami un like, iscriviti, ci si vede settimana prossima con un nuovo computer, no mi dispiace, ci si vede settimana prossima con un nuovo video, magari puoi consigliarmelo nei commenti se vuoi, se mi piace l'idea ti lascio un cuoricino e ciao. A proposito, ricordati di lasciare like e iscriverti, ciao. Vorrei passare 3 secondi a farvi vedere quanto sono figo, perché in realtà ho nascosto tutte le luci in modo ottimale. Una è qua sopra, una è là dietro e una è lì dietro, così si illumina tutto. Fossero tutte spente, l'ambiente sarebbe stato così. E vi sembra bello? Non penso proprio, sono un genio.
Anzi, così sarebbe stata. E quindi l'ambiente che mi sarebbe piaciuto sono un genio. Ammettete.